chiamo Roberto Braibanti, sono il presidente di GEA ETS, che è un'associazione ambientalista, e sono stato insieme a GEA uno dei promotori e ho cercato di aiutare l'Animal Day di quest'anno. In una città come Napoli, dove i diritti degli animali sono, come dire, un po' trascurati, io credo che una manifestazione come questa fosse particolarmente importante. Collegata poi al concetto della biodiversità in città, che credo che alla luce di quanto sta avvenendo in Europa sulla biodiversità e sull'importanza della biodiversità nelle città, credo che sia ancora più importante. Oggi siamo presenti qui all'Animal Day, che è una manifestazione che ormai si fa da anni ed è molto molto importante anche per le associazioni animaliste. Io sono Sabrina Testa e sono presidente di un'associazione animalista senza scopo di lucro, Le Amiche di Lu. E lottiamo appunto, cerchiamo di far capire, di educare le persone contro l'abbandono. Siamo qui dall'Animal Day, dall'area al bosco di Capodimonte, sono Annalisa Smeraldo dell'associazione L'Emozione Non Ha Voce di Luigi Garrozzo e gli Amici di Mao. In quanto volontaria dell'associazione vi dico: non giratevi dall'altra parte, perché noi volontari non siamo supereroi, abbiamo case, famiglie e tutti possiamo essere volontari. Il cane per strada, il gatto per strada, l'animale in difficoltà per strada è di tutti, non è solo mio, quindi non giratevi dall'altra parte, così poi magari entrate anche voi in associazione. Sono qui ad Animal Day per presentare il mio libro e insieme all'associazione Horse Angels ODV per la tutela degli animali in difficoltà, a cui diamo parte del ricavato delle vendite. In questo libro racconto della protagonista, che si chiama Philly, che è una cagnolina che dimostra un'intelligenza molto spiccata fin dai suoi primi mesi di vita, e racconto di varie esperienze e aneddoti che fa durante la storia, e il messaggio che voglio far passare è la bontà d'animo della razza canina e in generale di tutti gli animali. Sono Fabrizio Procope di AMPA, presidente di AMPA, in compagnia del vicepresidente Costantino Rispoli. Oggi abbiamo avuto l'onore di essere ospiti e di ricevere questo bellissimo premio dalla nostra Stella Cervasio per l'Animal Day del 2022. Il nostro intento, quello di AMPA, è mettere fine ai maltrattamenti privati, al maltrattamento privato di animali, in particolare animali d'affezione, ma di tutti gli animali. Il nostro motto è denunciate, denunciate, denunciate sempre e comunque, che ci aiutate tantissimo così.